Se non investiamo sull'istruzione a partire dall'educazione dell'infanzia, non stiamo dando un futuro alle nuove generazioni. Vuol dire anche contrastare la povertà educativa, che è un problema. Contrastare la povertà alimentare. Ecco, queste sono questioni che noi abbiamo voluto segnalare. Era una manovra che in qualche modo ha colpito tutte le generazioni, perché colpisce le pensioni, tagliandole al pubblico, colpisce soprattutto le pensioni delle donne, rivedendo i requisiti di opzione donna e API sociale, colpisce le famiglie, perché oltre al fatto appunto che sui nidi e sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non c'è nulla, hanno pure aumentato l'IVA sui pannolini e sugli assorbenti, mentre la riducevano sugli integratori alimentari e la chirurgia estetica. Cioè, è l'inversione, diciamo, dello schema di priorità che in questo momento dovremmo avere in testa.